Allora, diciamo, abbiamo visto due cose principali di questa lezione sono il lavoro sul tono della fondamentale che viene equilibrato attraverso i due mantici, il mantice orizzontale, scusa, il mantice verticale che è il diaframma e il mantice orizzontale che sono le guance, quindi il ritmo basico è wom, lio, trrr, wom, lio, trrr, wom. Quando facciamo wom dobbiamo portare l'attenzione sulle guance, quindi. Riusciamo a mantenere il tono della fondamentale oppure contrariamente lo alteriamo ma volontariamente. Okay? Quindi questi sono i due criteri che poi applichi in qualsiasi situazione. L'altro aspetto invece riguarda come tenere il ritmo e il tempo. Okay? Quindi il tempo è fatto da sezioni ritmiche che hanno dei segmenti tutti uguali. Che altrimenti andiamo fuori tempo, ma come tenere? Di solito il riferimento è esclusivamente uditivo, ok? Abbiamo altri riferimenti che ci aiutano. Uno è percettivo, può essere sia l'uso della lingua, però la lingua è qualcosa che naturalmente, essendo così vissuto in prima persona, è più difficile da cogliere. I piedi ti aiutano di più, quindi il strumento tattile. Fondamentale che qua lo fisso bene. Ok, prova, vai. Buon lio, trovo.